Ben ritrovati miei cari avventuri dell'Illusione a Barcalcio. Manca poco più di un giorno, 31 agosto, alla chiusura del calciomercato e ci sono fortunatamente novità ulteriori. Difatti, dopo l'ufficializzazione occorse ieri di Christiansen e Selemakers e appunto l'imminente ufficializzazione che attesa nelle prossime ore di Calafiori, giocatori dunque già chiusi per il nostro Bologna Football Club, è arrivata un'altra chiusura innottata, che è quella che avevamo anticipato e già ampiamente raccontato, che vede arrivare a Bologna Remo Freuler, è tutto fatto, e Dominguez andare appunto a percorso inverso, ossia a Nottingham. E come si è arrivati alla soluzione? Adesso lo andiamo a raccontare assieme. Raccontiamo questo e poi ci soffermiamo un capitolo sulla punta che a questo punto il Bologna deve assolutamente andare a prelevare. Dunque andiamo a fare dei nomi, sia quelli che il Bologna starebbe sondando, sia delle spizzate di mercato, consigli che diamo qua su questo canale sommo nonché erudito. Quindi, carissimi avventori, fate quelle cose là, iscrizione qualora tu non l'abbia ancora fatta, condivisione qualora tu non abbia mai condiviso, iscrizione un'altra volta e il mi piacino, pollice alto, ok? Bene, allora, diciamo subito che Dominguez e Freuler alla fine sono state operazioni slegate come voleva il Sartori. Ora, ci sono due filosofie di come si è andata la situa, perché a quanto pare Gazzetta dello Sport e Resto del Carlino non sono d'accordo, ok? Però adesso io vado velocemente a raccontarle entrambe e poi nelle prossime ore vedremo esattamente dove si possa situare la verità. Inizio citando quella del Resto del Carlino, che sembra essere dai media la più quotata. Allora, Dominguez sarebbe appunto andato a Nottingham Forest per la cifra di 9 milioni, che poi attenzione, perché il Bologna aveva nel contratto da corrispondere al Vélez, ossia la precedente squadra di Nico Dominguez, il 25%, ok? Dunque vuol dire che 2 milioni e 250 mila euro vanno al Vélez e il restante appunto entra nelle casse del Bologna, quindi su per giù quasi 7 milioni. Quindi questo è come è stato venduto Dominguez a Nottingham Forest. Poi c'è l'altra parte, come il Bologna ha acquisito Remo Freuler dal Nottingham Forest, e si dice, sempre il Resto del Carlino, che l'abbia preso con un prestito più diritto di riscatto a 2 milioni di euro. Ora, non ci è dato sapere, ma io penso di sì, perché altrimenti non avrebbe alcun senso tale manovra, se il diritto di riscatto citato dal Resto del Carlino si possa trasformare in obbligo a determinate condizioni facilissime, tipo allo scattare di una presenza in Serie A. Non lo so questo, ma a me pare molto strano che il Nottingham Forest abbia fatto una roba del genere, anche per via del fatto che almeno Transfermarkt alla mano acquisirono Freuler per 9 milioni facendogli firmare un triennale, e laddove il prossimo anno il Bologna comunque lo dovesse riscattare a 2 milioni di euro farebbe registrare una minusvalenza al Nottingham Forest, motivo per cui a me sembrano cifre un po' strambe. Poi tutto può essere, per carità, però mi sembrerebbe strano. Invece la Gazzetta dello Sport dice, sempre operazioni slegate, Dominguez sarebbe andato e venduto a Nottingham Forest per la cifra di 15 milioni e Freuler sarebbe stato quotato con un prestito più obbligo di riscatto a 5 milioni di euro. Ecco che questo, da un punto di vista del Nottingham Forest di cessione, avrebbe quantomeno più senso, perché permetterebbe a Nottingham Forest di registrare una plusvalenza a bilancio. Dominguez a 15 milioni per noi sarebbe tanta roba caduta dal cielo che ci permetta appunto di
avere più fresca, ok, disponibile da immettere immediatamente sul mercato per la punta e se vogliamo anche per il centrocampo. Dunque, salutiamo Dominguez, accogliamo Remo Freuler che ha firmato, si dice, un contratto triennale. Firmerebbe, anzi, diciamo, firmerebbe un contratto triennale a 1,6 milioni di euro. Quindi queste le cifre. Poi nelle prossime ore vedremo appunto meglio come diciamo dove si situa maggiormente la verità per quanto riguarda i numeri, ma la sostanza è Remo Freuler al Bologna e Dominguez al Nottingham Forest, e anche questa è stata chiusa. Bene, ora andiamo al capitolo punta, perché adesso con Remo Freuler dentro ci rimane la punta ed eventualmente il centrocampista. Detto che il centrocampista, perché Remo Freuler abbiamo sempre raccontato, non era il sostituto di Dominguez, ok, ma sarebbe stato preso lo stesso, e il sostituto di Dominguez si narrava essere O'Riley del Celtic. Celtic ha manifestato nelle ultime ore, tra l'altro, un interesse nei confronti di Sydney Van Hooijdonk, e vediamo se possa rientrare nella trattativa per ammorbidire la posizione dello stesso Celtic su Matt O'Riley. Mi viene da pensare e ricordare che lo stesso Pierre Van Hooijdonk, ossia il papà di Sydney, giocò nel Celtic di Glasgow. Piccola postilla così a corollare ciò che stiamo hablando, dicendo, esplicando. Allora, torniamo alla punta. La punta adesso è il vero problema del Bologna, perché di roba interessante sul mercato è rimasto ben poco, perché ci sono delle varie problematiche. Adesso le andiamo ad esporre. Allora, il Bologna si dice no essere su Mohamed Bayo, su Boadu, Bayo de Lille, Boadu del Monaco e Petar Musa del Benfica. Tutti e tre sono in uscita dalle loro rispettive compagini, e Bayo e Boadu più o meno dovrebbero venire in prestito con diritto di riscatto. Su Musa non mi ha dato sapere, ma non lo voglio neanche sapere, perché è un giocatore che proprio sarebbe un disastro se arrivasse, a mio modo di vedere. Però il Bologna nelle ultime ore sta sondando anche una ulteriore pista che proviene dal Siviglia e si chiama Rafa Mir, ok, 26 anni, quotazione Transfermarkt 10 milioni di euro. Nelle ultime stagioni al Siviglia ha fatto in tutto 86 presenze, 22 reti e un assist. Precedentemente al Valencia 59 presenze, 25 reti e 6 assist. E precedentemente ancora all'Huesca 57 presenze, 25 reti e 2 assist. Quindi dai numeri si presume essere attaccante che leghi poco il gioco con gli altri, almeno da quello che si evincerebbe dai numeri riguardo agli assist, però insomma un discreto finalizzatore senza ovviamente punte di eccellenza. Ora il cartellino è quotato 10 milioni di euro, probabilmente magari si può riuscire a fare qualcosa per intavolare una trattativa sulla base di diritti di riscatto, stiamo a vedere, o obbligo, non lo so, stiamo a vedere. È un giocatore che sinceramente mi stuzzica il giusto, devo essere onesto. Poi sono andato dunque io a fare una ricerca sul mercato per vedere che cosa sia rimasto effettivamente, ed effettivamente è rimasto ben poco, perché o ci sono problemi relativi agli ingaggi dei giocatori che percepiscono troppo di salari, dunque difficilmente si troverebbe la quadra con il nostro Bologna, oppure c'è veramente dei giocatori che rappresenterebbero una scommessa totale e non una sicura resa. Andiamo a parlare dei primi. Allora, che cosa è rimasto? Veramente poco. Allora, io segnalo dal Flamengo, lo so che adesso alcuni di voi rizzeranno i peli del culo, visto e considerato il passato che ha avuto questo giocatore in Italia, anche se poi in fin dei conti mi pare di ricordare che l'unico gol segnato fu contro di noi. C'è dal Flamengo, che ha scadenza contrattuale a dicembre 2024, Gabigol, Gabriel Barbosa, che in questi anni ha fatto una baraccata di gol al Flamengo, vincendo anche, mi pare, anche la Libertadores, stando sugli scudi.
Ma non si sa per quale motivo, appunto, mai una squadra europea si interessi a lui. O perlomeno l'anno scorso il Siviglia si era interessato e il Flamengo aveva risposto che ci volevano 18 milioni di euro per portarlo via. Ora è un anno in meno di contratto, quindi 18 milioni si saranno affievoliti, assottigliati. Io penso che magari su una base di 10 milioni questo giocatore possa anche venire. Tenendo conto che ha ancora 27 anni, è ancora giovane e magari è maturo rispetto a quello che non fu un tempo. Il problema è l'ingaggio. 4 milioni e 300 mila euro è quello che percepisce al Flamengo. Poi c'è nell'Leicester City, dove abbiamo appunto appena intavolato il prestito con diritto di riscatto per portare qua a Bologna Christiansen, c'è Pat Sondaka. Pat Sondaka di 24 anni. Ingaggio 3 milioni 9, quindi qua è il problema. Oltretutto, scadenza a giugno 2026. Leicester ha fallito perché ha fatto 74 presenze e 15 reti. Va detto che non ha mai avuto un minutaggio chissà che cosa. Invece, precedentemente al Salisburgo aveva numeri importanti: 125 presenze, 68 reti. Chissà, magari questo qui che ha 24 anni potrebbe rappresentare un'idea. Oppure c'è Ineacio, sempre dell'Leicester City, di 28 anni, scadenza contrattuale a giugno 2024, transfer market lo quota 18 milioni, ma verosimilmente saranno molti di meno visto la scadenza, 275 presenze, 77 reti e 43 assist, i numeri in Premier League di questo giocatore. Poi ci sarebbero i Kramaric dell'Hoffenheim, quotato 8 milioni di euro, 32 anni, problema di ingaggio anche per lui perché percepisce 3 milioni e mezzo. Ci sarebbe Belotti eventualmente fosse in uscita dalla Roma. Ci sarebbe Vincent Aboubakar del Beşiktaş che costerebbe circa 6 milioni secondo Transfer Market, 31enne e però di ingaggio percepisce 2 milioni e 9 con scadenza contrattuale a giugno 2025. Questi nomi che io ho trovato che potrebbero interessare il Bologna di giocatori in teoria fatti, finiti, pronti all'uso. Poi ci sono quelli che rappresentano una scommessa: Lorenzo Colombo, che si sta tra l'altro per trasferire, se ho capito bene, al Monza con un prestito con diritto di riscatto. A questo punto poteva rappresentare un'occasione. In B c'è Benedikt Zak del Parma, oppure Poyan Palo di 28 anni del Venezia, che se uno va a vedere la sua carriera è un giocatore che ovunque ha giocato, persino in massime serie come quella tedesca, ma non solo, ha sempre segnato e non so perché si trovi in Serie B col Venezia. Poi ci sarebbe in trasferimento libero Moussa Marega di 32 anni. In Arabia ha fatto 75 presenze, 25 reti, 7 assist e prima al Porto 190 presenze, 72 reti e 32 assist. Chissà, bisogna vedere in che condizioni fisiche sia. Quindi questi sono i nomi. Poi io li butto lì, il Bologna magari ci ascolta, prende appunti e si va ad interessare. Voi di questi nomi, ad esempio, ci c'è qualcuno che vi interessa, che vi stuzzica, fatemelo sapere nel box commenti. Attivate ovviamente il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui sul Giambacascio nei video. E chiudo dicendo che il Bologna sta finalmente trovando la quadra per la cessione di Musa Barro, che sembra poter aver accettato un contratto fino al 2026, quindi un triennale alla società di Altawon, per una cifra da corrispondere a noi di 8 milioni di euro. Io vado adesso a comprare la boccia delle grandi occasioni, se mai dovesse concludersi. Inoltre, finisco dicendo che lo stesso Lico Giannis è in uscita e lui, avendolo preso in trasferimento libero, qualsiasi sia appunto il ricavo, sarebbe plusvalenza. L'interesse sarebbe da parte del Genoa Calcio. Staremo a vedere. Ovviamente, lo stesso abbiamo già raccontato, Sydney Van Hooijdonk è interessata, il Wolfsburg e il Celtic di Glasgow, e quindi, insomma, altri sesterzi, altra fresca, altri liquidi, altri baioc stanno per entrare, si spera, nelle casse del Bologna. Con questo, per il momento, chiudiamo qua. Ci sentiamo alle prossime. Chi è Credabar?